Condividiamo partecipa perché il gruppo di amici che ha organizzato la serata di domani ha ritenuto di coinvolgere l'associazione e di devolvere i fondi ricavati dalla serata di domani appunto ad uno dei progetti dell'associazione, che è un progetto in partenza, quindi è ancora un'idea, che è Sei Forte Mamma, che prevede il supporto alle mamme in difficoltà durante il primo anno di vita del bambino. Il supporto sarà di tipo psicologico e materiale, nel senso che noi forniremo il primo corredino del bambino affinché ogni mamma abbia la possibilità di donare qualcosa di nuovo al proprio bambino, quindi il primo corredino, latte in polvere, ciò che serve per l'igiene, insomma tutto ciò di cui una mamma con un neonato in un momento così bello della propria vita può aver bisogno. Senti Claudia, il Natale alle porte, l'associazione cosa sta programmando e cosa ha già programmato? L'associazione ha programmato, come abbiamo già detto tante volte, sicuramente l'inaugurazione della biblioteca per l'infanzia. Infatti siamo in fase di allestimento, ora ancora non sappiamo una data precisa, ma contiamo di farlo entro dicembre in modo da dare la possibilità in maniera stabile a tutti i bambini di poter accedere appunto al mondo dei libri e della lettura. Poi probabilmente organizzeremo per inizio gennaio una tombolata sempre di sensibilizzazione, un momento ovviamente di socializzazione per la comunità, per rendere partecipi tutti di quelli che sono i nostri progetti e anche per raccogliere fondi sempre per queste iniziative sociali. Chi si volesse rivolgere a voi dove vi trova? Allora adesso abbiamo una sede nei locali adiacenti alla chiesa di San Marciano che Monsignor Vito Soffi ci ha gentilmente messo a disposizione, quindi temporaneamente siamo qui.